Da quanto è successo oggi, il paese rischia una guerra civile. Le macchine si stanno ribellando ai loro padroni. E gli umani non possono far altro che distruggerle. Pensavo che Kamsky sapesse. Mi sbagliavo. Forse sapeva. Ma tu hai preferito non chiedere. Ho visto una foto di Amanda nell'abitazione di Kamsky. Lei era la sua insegnante. Quando Kamsky mi progettò, volevo un'interfaccia che fosse familiare. Per questo scelse la sua ex mentore. A cosa vuoi arrivare? Non sono un modello unico, vero? Quanti Connor ci sono? Non vedo come questa domanda sia attinente alle indagini. Non mi ha detto tutto ciò che sa sui devianti, vero? Da te mi aspetto delle risposte, Connor. Non mi aspetto delle domande. Tu solo puoi impedire una guerra civile. Trova i devianti. O sarà il caos. È la tua ultima chance, Connor. Sei fuori dal caso. È in mano all'FBI. Cosa? Ma abbiamo una pista. Ci serve più tempo, so Hank, che... non capisci? Questa non è una delle tante indagini. È una cazzo di guerra civile. Non ci compete più. Parliamo di sicurezza nazionale. Che si fottano, non possiamo mollare adesso. Siamo così vicini. Dici sempre che gli androidi non li sopporti. Dio, Hank, deciditi. Pensavo t'avrebbe fatto contento. Stiamo per risolvere il caso. So che possiamo. Santo cielo, Jeffrey, non puoi sostenermi un'ultima volta. Mi dispiace, ma è così. Torni alla omicidi. E l'androide torna alla Cyberlife. Mi spiace, Hank. È finita. Non possiamo mollare così. Avremmo potuto risolvere questo caso. Dovrei tornare alla Cyberlife. Non ho scelta. Sarò disattivato e analizzato per capire dove ho fallito. E se fossimo dalla parte sbagliata, Connor? Se combattessimo persone che vogliono solo essere libere. Se i devianti insorgeranno, sarà il caos. Avremmo potuto impedirlo. Ma ora è troppo tardi. Quando non hai voluto uccidere l'androide da Kamsky, ti sei messo nei suoi panni. Hai mostrato empatia, che è un'emozione umana.
Non so perché l'ho fatto. Non sono programmato per dire certe cose, ma ho apprezzato lavorare con lei. Ancora un po' di tempo e chissà, saremmo potuti essere amici. Guarda, guarda, arriva Perkins col pezzo di merda. All'FBI non piace perdere tempo. Non molliamo. La risposta è nelle prove che abbiamo ottenuto. Se Perkins le prende, è finita. Non abbiamo scelta. Hai sentito, Fowler? Siamo tagliati fuori. Deve aiutarmi, tenente. Mi serve più tempo per dare un senso alle prove che abbiamo raccolto. So che la soluzione è lì. Ascolta, Connor. Se non risolvo questo caso, la Cyberlife mi distruggerà. 5 minuti. Non chiedo altro. La chiave del seminterrato è sulla scrivania. Sbrigati, non posso distrarli per sempre. Perkins, brutto bastardo! Ehi, Connor! Parlo con te, stronzo! Dove vai? Ehi, stronzo, parlo con te! Password Yank. Cosa sceglierebbe un tenente di polizia eccentrico e scorbutico? Assurdo. Non la userebbe mai. Devo pensare come Hank. Ridicolo. Nessuno ha una password simile. Ovvio. Dov'è Jericho? La risposta è qui. Non c'è tempo. Devo fare in fretta. Il deviante che ha preso la bambina in ostaggio. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androidi. Questo messaggio è la speranza di un popolo. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Marcus, dove ti nascondi? Uno dei devianti che ha violato l'emittente TV con Marcus. Doveva sapere dove si nascondono i devianti.
Dove sono? Ti ho riattivato per aiutarmi. Devo trovare Jericho. Io non credo di riconoscere la tua voce. Non sei uno di noi. Non ti dirò mai dove si trova Jericho. Ora lasciami stare. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Chi è? Chi sei? Va tutto bene. Tranquillo. Marcus? Sei tu? Ti cercavo, ma il cacciatore di devianti mi ha fermato. Mi hai impedito di trovarmi. Mi hai salvato. Tu hai salvato Jericho. Andrà tutto bene. Ti riporto a casa ora. Dimmi dove si trova Jericho. Dobbiamo andare. Dove si trova Jericho? Sì. Sì, ma certo. Marcus? Sei tu, Marcus? Non lasciarmi, Marcus! Ho sognato questo momento dal primo secondo in cui ti ho visto. Non lo faccia, Gavin. Io so come fermare i devianti. Sei fuori dal caso. E ora diventerà per sempre. Qui. Qualcuno qui ha ficcato il suo bel nasino. Oh, merda. Date l'allarme! Ora!